Salve ragazzi e bentornati sul canale. Vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Lascia un bel like e condividi questo video con gli amici. Per alimentare questo motore è stato scelto di utilizzare un PVK da 30 mm di generose dimensioni della Stage 6. Questo carburatore andrà abbinato a sua volta a questo collettore Malossi a 4 fori di derivazione AM6 e una basetta della Stage 6 in alluminio ricavata dal pieno per dare la corretta inclinazione al carburatore stesso e farlo lavorare nel migliore dei modi a livello. Il tutto andrà montato in questa posizione qui. E quindi siamo a buon punto della nostra lavorazione. Vi faccio notare che andremo a utilizzare questo guidaflussi della Malossi per carburatori da 30. E questa piastra dovrà essere raccordata per bene e poi sarà fissata tramite le due filettature originali con dei bulloni un po' più lunghi e delle guarnizioni. Andrà a chiudere per bene la nostra aspirazione e così avremo completato questo passo dell'elaborazione. Quindi mettiamo il carter per un attimo da parte e prendiamo la basetta che dovrà essere raccordata al collettore di aspirazione tramite l'utilizzo di un manipolo dritto e una fresa a botte. Andremo a lavorare e a asportare la giusta quantità di alluminio per rendere il condotto agevole, rettilineo, liscio e senza salti di dimensione.
È finito finalmente l'impianto di alimentazione e fatto un premontaggio per vedere come va. Lo mettiamo per un attimo da parte. Ciao ragazzi, e al prossimo video!